Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. In primo piano la finanziaria approda in aula sotto l'esame del Consiglio regionale. L'opposizione annuncia più di 1000 emendamenti. Il dibattito in aula è stato preceduto dalle relazioni di maggioranza e minoranza affidate rispettivamente al presidente della Commissione Bilancio Franco Sabatini e al consigliere Ignazio Loci. Questa mattina alle 9.30 si riprende con la discussione generale l'emendamento che avrebbe dovuto vincolare 8 milioni di risorse del fondo unico degli enti locali per recuperare denaro a favore dei capitoli di spesa per lavoro, cultura e istruzione è stato eliminato. Resta il tesoretto da 33 milioni per intervenire in questi tre settori. E in merito alla finanziaria si è tenuta ieri mattina la mobilitazione della CISL riunito in via straordinaria sotto i portici del Consiglio regionale su convocazione del segretario Oriana Puzzolu. È una manovra, quella della finanziaria, da modificare individuando risorse adeguate per il lavoro ed il sociale. Oggi abbiamo una mobilitazione per ribadire che occorre dare una maggiore attenzione alle istanze dei lavoratori e dei pensionati, ha detto la Puzzolu. In particolare la CISL sollecita un intervento speciale per il lavoro con una spesa che produca effetti immediati con progetti di politica attiva del lavoro e di qualificazione e riqualificazione delle risorse umane condivisi con le parti economiche e sociali. Secondo il sindacato, infatti, le spese per investimenti con risorse regionali sono sempre in diminuzione. I rappresentanti del Comitato Associazioni della Sardegna Vota Sì per fermare le trivelle lanciano l'appello di andare a votare e di mettere la croce sul sì. Fanno parte del Comitato 16 associazioni e il quesito del referendum previsto per il prossimo 17 aprile chiede di cancellare la norma che consente alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo. Bisogna recarsi alle urne, dicono, per raggiungere il quorum e promuovere un nuovo modello di sviluppo che ci porti fuori dalle fonti fossili. Infine concludiamo, per il periodo pasquale Alitalia ha messo a disposizione 20.000 posti in più per i collegamenti tra la Sardegna e gli aeroporti di Roma e Milano. Nella settimana fra il 23 e il 30 marzo la compagnia incrementerà del 65% i collegamenti nell'ambito del servizio di continuità territoriale. Il maggior numero di collegamenti sarà garantito con l'aggiunta di 62 nuovi voli rispetto ai 20 dell'anno scorso. Saranno inoltre impiegati aerei più capienti sulle tratte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano-Linate, Alghero-Roma e Alghero-Milano-Linate. Con questo è tutto, grazie.